Ciao a tutti ragazzi, sono Gelofisis e oggi siamo qui in questo nuovo video di Minecraft, sì, di Terraria, in cui andiamo di nuovo nella caverna dove ieri ci è schiacciato un sasso. Un sasso. Ok, bene, torniamoci. Ok, la musica è cambiata. Ecco qua sono morto, c'è la mia tomba e tutti i soldi. E questo qua c'è. Ok, non c'è più. Altro lead. Perché non si possono mettere torce sulle pareti qua? Questo è rame, giusto? Sì. E allora quello lì non lo raccolgo, tanto non mi serve a niente. No! No! No, tu non ver... è venuto. Ah. Ok, se n'è anche andato. No, ne è arrivato un altro. Salta, ok. Aiuto, si inonda la caverna! Mamma mia, meno male che sono riuscito a bloccarlo. Si sarebbe inondato tutto. Mamma mia, ha boccato lì, è uscita una miliarde di liquido che non è acqua, credo, è marroncino. Ok. E poi è arrivato lo slime. Ok, io continuo a prendere il lead sperando che non riaccada perché è stato traumatico. Io ero lì sotto che mi cadeva tutta quest'acqua e non potevo fare niente. No, i bisonti. Non scherzo, non credo che ci siano i bisonti qui. È un maledettissimo gigantesco verme. No, l'acqua! Aiuto! Non ci manca bastava il verme. Ok, si è inondata tutta la caverna qui. Via. Scendi! Vattene! Ecco! Aiuto! Metti una torcia! Vattene, ecco! Ora dobbiamo picchiare il verme. È morto? No. Ma dai, idiota, non riesci a raggiungermi! Vabbè, scendo, eh! Non c'è niente di niente. Ah, come l'ho detto. Però io prima voglio uccidere sto verme. Però che cavolo è che ti suoni te? Il problema è che non arriva. Eccolo. Ah. No, vabbè, lo uccido io perché sennò ci metto 3 ore. Ci ho messo un casino per un momento che devo che fosse finito, sparito. E io stavo per cominciare il video. Quando a un certo punto è tornato più incavolato che mai. Mamma mia, terrificante è stato. Ora scendiamo lentamente giù per qui. E intanto ci prendiamo il LED. Il LED per di più mi sembra che sia molto ma molto forte, eh. Tra... Beh, non è il materiale più forte, ma per iniziare è molto buono, molto più buono del cactus. E noi ne abbiamo... Dove caspita, eh? 77. Sì, poi si dividono per 3, però comunque è da un po'. Davvero un bel po'. E si scende, sì, ecco. Allora, cosa c'è qui? Qua ci sono le profondità del mare sotterraneo. Io odio gli oceani sotterranei. Perché hanno messo l'acqua sottoterra? Questo è sempre rame. Ah, rame. Lead. Là. E anche lì. E anche lì, pieno di lead. Ok. Ah, neve. Usiamo la neve. Vabbè, userò anche la pietra allora. Volevo tenermela per fare la fornace, ma vabbè. No, ragazzi, questo è argento. È più forte dell'argento. Meglio. Ok, per tutti i minerali adesso abbiamo così tantissimo. Davvero tantissimo lead e un po' di argento. Non so perché, ma si è attivata una specie di modalità blocco giallo. Non so cosa sia, ma adesso mi indica il blocco che rompo con un giallo. Non so perché, prima non lo faceva. Allora, caspita, corri. Oro! Cos'era? Un minecart. Oh mamma. Ritirati, ritirati.
Sono cieco. Sto picchiando qualcosa. Ma cosa? Forse se mi sto uccidendo da solo. No, non credo. Oh, 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 aiuto, aiuto. Facciamo un po' di luce sulla questione. Nessuno. Oh, aiuto, come hanno detto. Via, via. Ora presto, prendi il legno che ho preso mentre ero fuori. Mamma mia. Altro oro. Via. Mamma mia, mi ha attaccato una roba strana. Altra ametista, ragazzi. Io praticamente sono uscito un attimo dal gioco, sono rientrato e mi sono ritrovato in superficie. E ho visto che si può craftare con l'ametista delle armi epiche, come un gancio. Però a me serve un bel po'. E quindi la prendiamo. No, no. Ops, di nuovo. Vabbè, aiuto. Ah, la torcia può bloccare l'acqua, io non lo sapevo. Ma io non voglio rompere lì. Questo blocco giallo è un po' impazzito. Rompe vuole, dove vuole rompere lui. Ok. Ok, comunque voglio vedere dove porta questo minecart. No, no. Mi ammazza, ecco. Mi stava per ammazzare un pipistrello. Ce l'ho funghi, andiamo. Allora, ci posso salire sopra in qualche modo? Sì. Salici. Wow. Vai. Bello, non c'è. Quello era dell'oro. Un cuore. Si può tornare indietro, giusto? Dove mi sta portando? Aiuto. Non lo controllo più, eh. Grazie. Scendo. Ho spaccato il ghiaccio. Ok, sono riuscito a attaccarmici. Ah, dell'oro, grazie. Non è stato molto utile, eh. Andiamo dalla parte opposta. Però prima voglio fermarmi quando c'è il cuore. Ok, vado piano. Fermati, era tipo per qui. Oh. Rallenta. Vai, vai, vai. Eccolo. Via, scendi! Si fa scenderci. Così si clicca insieme. Ok. Eccolo qua. Me lo prendo. E lo uso subito. E ok, ora possiamo anche continuare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Lì c'è dell'oro, ma non so cosa servono le monete, quindi per ora non lo prendo. Un altro cuore. Quindi io clicco qui. Qui. E cado! E per poco non muoio. Bene. Saliamo. Non ho altri blocchi, che questi mi servono. No, non ho niente. No. Ho delle corde però. Non ci posso fare niente con le corde. Non posso fare niente con le corde. Ok, quindi ora basta andare di qua. E dire che dopo questo possiamo anche ritornare in superficie. Oh no, uffa che noia. Sto stupido programma che sta sempre in mezzo. Dov'è che era? L'ho perso. L'ho preso? No, preso non l'ho preso, ma non ricordo dov'era. Sono morto. Ah no, eccolo. No, no. Mi ha ammazzato un pipistrello ora. No, ok. Cos'è questo? Aspetta, ho visto qualcosa. Oh. Dove sono le torce? Oh, caspita. Ah! No! Ma accidenti, vabbè. Ci torneremo là sotto un giorno. Probabile. Va bene, ora torniamo a casa, sì. Prendiamo questa stella. La casa non l'abbiamo ancora fatta, caspita. Vabbè, per prima cosa sistemiamo un po' l'ambiente, la faremo in un altro episodio. Che lento. E visto che ci siamo, facciamo un po' di crafting.
Molto bene, qua c'è una tomba. Vediamo un pochino cosa possiamo fare. Ecco il forno. Facciamo il forno, che poi mettiamo immediatamente qui. E possiamo fare le barre. Le sbarre qui di materiali. Quindi possiamo fare un macello. Guardate quante ne facciamo di Lead. Con questo ci facciamo un'armatura intera, eh. Basta. No, come facciamo? Non si può fare l'armatura. Ah, no, ci si deve fare l'incudine prima e poi farci l'armatura. Ecco qua. Allora, abbiamo la spada che ha 11 e ne servono 8 e la facciamo. Questo è più veloce ma meno spintone, vabbè. Poi facciamo l'armatura. Questo. Basta. No. Che delusione, pensavo di poter fare più. Oh, fermo, fermo. Con due colpi però uccidiamo uno slime. Abbiamo poi questo che si può mettere. Ha una velocità di movimento in più. E uno di difesa. Quindi adesso abbiamo 4 di difesa, che è abbastanza buono per iniziare. Ecco, era questo quello che volevo fare. L'Amethyst Staff. È una cosa che si fa con l'ametista. E fa tipo. Epico. Per questo facciamo anche uno di questi. Quanto fa? 14, ragazzi. Terzo episodio e siamo già potentissimi. Voglio testare assolutamente questa staffa. Guardate che epico. Che fortuna che abbiamo trovato l'ametista. Siamo già dei maghi. Sì, lo so, l'episodio sta durando un po' troppo, ma voglio trovare assolutamente uno slime o qualcosa. Ok ragazzi, purtroppo non ho trovato niente su cui testare l'arma, ma vabbè. Comunque ho scoperto adesso che questa qui è velocissima, 14 di velocità, guardate! Wow, è una forza incredibile. Questa qui invece non ha un granché. Cioè, non è molto veloce, fa zap. Zap. Spacca pure tutto, mamma mia. Fa luce? Vediamo. Aspetta. Sì, fa pure luce. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vero Jack? Certo. Ciao e al prossimo episodio.